Il suo ruolo nello specifico in che cosa consisterà non appena arriveranno i bambini? Appena arriveranno i bambini la prima, il primo personaggio che viene vestito è l'Immacolata Concezione. Bella prepararla con i capelli, eh, con tutto. E poi dopo a seguire si mettono i due angeli a fianco. Poi si tolgono le transene, si mettono sotto, poi con la scala vado sopra sopra e è la parte più, quella è la parte anche più commovente. Proprio quando metto quello sopra, un attimo di commozione c'è. Anche perché è quello che diciamo proprio ha più attenzione, anche nel, richiede più attenzione nel nel metterlo nel seggiolino, con tutto, perché se quello poi non gli fa male, è più difficile andare sopra, sotto. Per me sinceramente durante la sfilata fare sopra e sotto la scala non è che mi piaccia molto. E allora cerco soprattutto quello di sopra di, 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 di avere tutte le attenzioni, le attenzioni maggiori. Sicuramente il suo è un ruolo di responsabilità, la buona riuscita del, della macchina dipende esclusivamente dal suo operato. Ecco, lei come vive, questa, come vive questa, questa responsabilità, questo ruolo che ricopre, a parte insomma tutta la passione che si evince, tutto l'amore che possiamo percepire dalle sue parole? All'inizio della vestizione con molta ansia, già da ieri. E... Perché io parto sempre da un principio che se ci tieni eh, devi avere un po' di qualcosa dentro, se no eh, è ovvio, vieni qua, eh, si veste e basta, all'inizio con molta ansia, poi mi incomincio a tranquillizzare quando stiamo verso via Elena, così poi li vado sopra, li rimetto un po' a posto se si sono spostati un po' i vestiti. Eh, per la sfilata per il corso è ovvio che il corso è il corso, eh, ogni cosa vuole la sua parte. E poi niente, poi quando arriviamo dopo la benedizione del comune, allora c'è un forte. come si dice? rilascio. rilascio. Cioè, dice, è finita, poi o scendono, non o scendono, però dice, dopo, dopo la benedizione, io poi ci tengo tantissimo che se scende un bambino prima della benedizione, cerco sempre di rimpiazzarlo, cioè davanti al comune non mi piace far arrivare il carro con un bambino vuoto, salvo se e poi vabbè, ci sono delle esigenze particolari, allora... allora sì, però davanti al comune la benedizione mi piace che il, il mistero sia completo. Ci troviamo davanti al mistero del Santissimo Cuore di Gesù insieme ad uno dei suoi protagonisti. Antonio, qual è il tuo ruolo? Sono San Giuseppe. Ecco, tra qualche minuto ci sarà la messa, dopo la messa l'assemblaggio, la preparazione vera e propria legata al mistero. Come vi organizzate? Eh, il Sacro Cuore è l'ultimo a uscire, quindi è quello che viene vestito per ultimo, per non far aspettare troppo i bambini. E vengono posizionati prima i bambini più in alto. Vestiti e poi in ultimo oh, si siedono i personaggi che interpretano San Giuseppe e la Madonna. Questo è il mistero più recente, è stato appunto costruito nel 1959 e c'è anche diciamo, la leggenda che sia il più pesante perché non contiene la lega segreta che il dizzinno ha portato con sé, puoi confermarcelo? Sicuramente è il più pesante perché non, ha la stessa, non è stato fatto la stessa lavorazione, è tutto in acciaio e in ferro. Ed anche il più rigido, però ormai fa parte dei, dei misteri e quindi è uno dei, dei misteri che sfila. Quanti sono i portatori di questo mistero? Mm, mi sembra 15. Qual è il momento della processione che preferisci o quello a cui ti senti più legato? Eh, il momento in cui viene alzato per la prima volta da terra, qui è il momento più emozionante. Mm, buona sostanza, sul vostro carro c'è cioè la Sacra Famiglia più tre angeli. Ecco. Quattro. Quattro angeli. Perfetto. Eh, un, un carro sicuramente eh, particolare perché è il più recente ed è l'ultimo. Eh, secondo te che sei comunque uno dei protagonisti, che cosa rappresenta e qual è il messaggio che vorreste che tutti i presenti, che oggi saranno sicuramente numerosissimi, captassero? Eh, diciamo che tra, eh, tra tutti i misteri questo è sicuramente quello con la raffigurazione eh, meno chiara, se vogliamo, perché in basso c'è la Sacra Famiglia, in alto nella parte in alta ci sono dei, degli angeli che con dei fiori vanno a comporre eh, la scritta il nome di Gesù all'interno di un cuore. Per qualcuno questo mistero rappresenta la Sacra Famiglia, per altri ancora il nome di Gesù. Quindi comunque è un mistero che ancora una volta ribadisce l'amore di Cristo per tutti i suoi uomini sicuramente e anche l'amore dei campobassani per i misteri Siamo in compagnia di Antonio che è protagonista e preparatore della macchina di San Michele. Ecco, quest'anno lei non soltanto si occuperà della vestizione, ma appunto, come dicevo, sarà uno dei tre diavoli. Un'esperienza nuova? Eh, nuova no, perché faccio questa parte dal 2001, ehm, alternandoci, visto che la richiesta è molta per fare i diavoli, quindi facciamo un, una sorta di rotazione, dando spazio un po' a tutti. Per quanto riguarda proprio il ruolo del diavolo, è un ruolo particolare, non soltanto nella fisionomia, il trucco nero, eh, il, appunto la lingua colorata, ma anche per l'atteggiamento. Lei come si prepara? L'atteggiamento diciamo che improvvisiamo al momento, e poi c'è sempre il richiamo tra la folla, tra i personaggi conosciuti della città. Quindi è un po' uno sfottò di queste persone. Ecco, per quanto riguarda invece proprio la preparazione eh, della sua, del suo travestimento, appunto il diavolo, lei si preparerà da solo? Io mi preparo da solo e poi ci saranno delle ragazze che ehm, ci faranno dei ritocchi per quanto riguarda il trucco. Quindi le lentine, il trucco in generale, pensiamo noi, ognuno il suo, abbiamo anche, non so se posso farla vedere, la mitica coda che portiamo in giro. Ecco, la prima mattina non è proprio appetibile. Però ecco, anche lei è una protagonista. Lei è andata ad acquistarla ieri? Sì, sì, me la faccio mettere da parte dal macellaio e poi ieri mattina sono andata a ritirarla. Per quanto riguarda la vestizione degli altri protagonisti di San Michele, lei comunque darà una mano, sarà lei che li vestirà e che li farà salire appunto sulla macchina. Come si organizza in questo senso? Quindi, il primo a vestirsi è il San Michele, che abbiamo rappresentato proprio più in alto, il Bambino, e poi seguono i Diavoli e io sarò l'ultimo perché sarò in fondo, praticamente nella bocca dell'inferno, e sarò aiutato da un mio collaboratore, come alla fine della, della vestizione. L'ordine della vestizione è standard oppure lo stabilisce il vestitore della macchina? Solitamente è standard, che vediamo un po' i tempi, calcoliamo che l'uscite alle 10, allora noi verso le 9.15, 9.20 per quanto riguarda il nostro mistero prepariamo già il bambino. 9.30, 9.35 e, mezza, 9 e 35, cominciamo con i diavoli. Quindi mh, lei più o meno stima che entro un'ora riuscirà ad assemblare tutti i personaggi sulla macchina? Sicuramente, sicuramente, siamo usciti sempre in orario nonostante i diavoli tendano sempre a, a gridare e non venirsi a vestire. Quindi sono diavoli già da prima? Sono diavoli già da prima sicuramente. Qual è il momento della processione che preferisce? Beh, il momento della processione che preferisce è nel centro storico quando passiamo a fianco alle case del um, Campobasso Vecchie dove abbiamo il contatto proprio con le persone dalle finestre. Le persone solitamente si rivolgono principalmente a voi, siete voi che comunque stuzzicate i passanti e i passanti che vi vengono vicino per cercare di essere sporcati, per insomma avere un'interazione con voi. A lei questa cosa piace? Come reagisce? Piace perché se non vengono loro li cerchiamo noi, quindi siamo noi a farli ecco, accomodare un po' seduti sul mistero e sporcarli per fare la foto. Solitamente vi vengono passati sul carro anche dei bambini molto piccoli. Ecco, questa è un'usanza che cosa rappresenta? È un'usanza dei genitori, diciamo più che altro, che vogliono che i bambini passino nelle mani del diavolo. Proprio tre anni fa ho avuto per le mani un bambino di 15 giorni. Un'esperienza emozionante anche quella. Molto emozionante, però i genitori erano tranquillissimi. Um, per il momento lei sta soltanto ecco, sistemando l'attrezzatura sulla macchina, tra poco ci sarà la messa, quando arriveranno tutti i protagonisti? I protagonisti saranno qua per le 8 e un quarto, subito dopo la messa arrivano gli altri due diavoli, mentre i bambini saranno qua prima della messa, quindi sarà il momento a venire il mio San Michele. Non ci resta che seguirla durante la preparazione. Mi farà molto piacere. Signora Maria Assunta, oggi suo figlio Christian prenderà parte da protagonista ai misteri. Un'esperienza nuova per il bambino. Eh, per lui sì, come prima volta sì. Lei eh, ha già partecipato? Eh, sì, ai miei tempi sì, quando ero piccola anch'io sì l'ho fatto. Che cosa significa per lei vedere suo figlio che partecipa a una tradizione così importante? Oddio, so dire che stanotte non ho dormito per niente, è talmente l'emozione. Su quale mistero sarà il bambino? Eh, sarà su San Nicola e farà il bambino rapito. Qual è il consiglio da mamma e da ex protagonista che ha dato suo figlio? Mm, che si deve divertire perché lì è tutto bello. presidente De Matteis il Corpus Domini la tradizione dei misteri conosciuta a livello internazionale un'iniziativa importante per Campobasso e tutto il Molise. Ma certamente la ricorrenza del Corpus Domini legata alla sagra dei misteri questi Incegni realizzati da un grande artista molisano, il di riscuotono successo di anno in anno, quindi con come lei già ha detto che ormai la Sagra dei Misteri ha oltrepassato i confini regionali e nazionali e quindi è un bel momento per promuovere la nostra città che è il capoluogo, Campobasso, la nostra regione e quindi ecco perché le istituzioni sono molto vicine soprattutto all'associazione dei misteri che così bene riesce a portare avanti. Non solo il Museo dei Misteri, ma anche l'organizzazione di questa straordinaria manifestazione. Un'associazione che veramente si prodiga tutto l'anno affinché questa giornata sia unica. Sì, certamente l'Associazione dei Misteri è veramente encomiabile per il lavoro che svolge durante tutto l'anno, non solo per man mantenere viva questa tradizione, ma soprattutto per curare proprio la giornata di oggi che comporta un'organizzazione perfetta e una buona riuscita. non sarà la donzella della Sagra dei Misteri 2013, un ruolo importante che ricopri per la prima volta. Sì, esattamente, quest'anno è la prima volta che faccio la donzella. La prima domanda è d'obbligo. Come pensi di riuscire a resistere alle lusinghe del diavolo? Eh, non sarà facile, però sapevo in cosa andavo incontro, perciò mi preparo già psicologicamente, un training autogeno prima di iniziare. È ah, d'obbligo. Il tuo, la tua macchina sarà quella di Sant'Antonio Abate, sarà una delle principali, una delle macchine che incuriosisce di più tutti i presenti. Sarai un po' la protagonista. Ecco, protagonista col diavolo, giustamente. Tu non sei nuova ai misteri, mi hai detto che già in passato hai partecipato. Che ruolo hai ricoperto e su quali misteri? È difficile da ricordare perché sono, questo è il nono anno, se andiamo a fare i conti. Ho fatto tante volte gli angeli su vari misteri sull'assunta, su San Crispino, non è la prima volta. Che cosa si prova? Qual è l'emozione più grande che provi una volta che ti trovi in alto, accerchiata da tantissime persone? È un'emozione grandissima anche perché questa è una tradizione bellissima, è un onore per me farne ancora parte, temevo di non farcela più perché si sa si cresce e l'angioletto non si può far più, però mi hanno detto di sì per fare di nuovo la donzella e... ed è bellissimo. Come nasce la tua passione per la Sagra dei Misteri? Ma penso che alla fine, essendo io Campobassana, nasce dal cuore di tutti noi Campobassani, tutte le persone d'Italia dovrebbero vederla, vengono i turisti da fuori che noi, noi qui di Campobasso non ce la godiamo il colmo. Oggi sarai la protagonista della maggior parte delle fotografie che saranno scattate. Con la tua espressione, il tuo atteggiamento, che cosa vorresti che rimanesse impresso a tutti quelli che ti scatteranno una foto, ti guarderanno e avranno la possibilità di ammirarti? È sicuramente la passione, l'amore per questa tradizione e la voglia comunque di fare ancora parte, ancora una volta, di questo bellissimo mondo che è quello dei misteri. Ti ritroveremo l'anno prossimo? Eh, mi piacerebbe, purtroppo non dipende da me.